Eccoci qua a 5 minuti con Francesco Paganini. Ora nei prossimi giorni comincerà un corso di Cesello che è denominato appunto Corso di Cesello con Lorenzo Ghiberti, e Francesco ne è l'ideatore e quindi anche ha messo a punto i contenuti. Per prima cosa vorrei proprio chiederti come hai pensato a questo corso e come è strutturato. Beh, dunque, innanzitutto è strutturato così, secondo una certa, come dire, propria deudicità, no? Il Cesello è un'arte nobilissima, che forse è una delle più antiche di lavorazione del metallo che l'uomo abbia cominciato a praticare, no? Addirittura fin dalla preistoria. Quindi ha una storia importante alle spalle, e nelle varie epoche ci sono stati, diciamo, dei maestri, no, che, tra cui appunto Ghiberti, no, che hanno lasciato delle opere strabilianti. E quindi, diciamo, un po' l'ideazione di questo corso è nato dalla volontà di non semplicemente insegnare la tecnica in sé, che già comunque non è poco, ma anche cercare di dare, come dire, un connotato culturale, cioè imparare da quelli che sono i grandi maestri del passato la tecnica, ma anche lo stile, la grazia nel saper, diciamo, ottenere determinati risultati. Chi appunto vuole fare un corso di questo genere non è detto che debba avere già delle conoscenze pregresse, cioè si può anche partire proprio da zero, no? Infatti così è stato pensato, perché appunto c'è sicuramente una prima fase in cui appunto uno prende dimestichezza con gli utensili del mestiere e col metallo, no? Però appunto il Cesello permette di poter ottenere già fin da subito anche dei risultati interessanti. Perché è stato scelto proprio Lorenzo Ghiberti come banco di scuola, diciamo, come maestro di riferimento? Beh, un po' per rifarmi a quella che è la tradizione fiorentina, visto che il corso ovviamente è qui a Firenze, e quindi tra i vari maestri ho pensato a lui, anche perché ho visto che appunto nelle porte della Porta del Paradiso, nella porta nord del Battistero, che comunque sono ottenute con una tecnica che è quella della fusione, poi ripresa a Cesello. Però ecco, ci sono tutta una serie di motivi decorativi molto belli che da una parte si rifanno alla tradizione classica, come, diciamo, un po' l'ideale rinascimentale, e risentono anche comunque un po' delle reminiscenze gotiche. Questo corso quanto dura e quanto costa? Beh, allora, dura 48 ore, quindi che diluite in diverse giornate, praticamente saranno le giornate di martedì praticamente a tempo pieno, quindi 8 ore, sia mattina e pomeriggio, cercando, diciamo, di un po' di concentrare. Il martedì si è scelto perché io sono qui il martedì e il mercoledì. Si parte così, proprio dalle basi, no? Magari anche un po' dal disegno, dallo studio di questi manufatti, delle porte, facendo anche delle foto dove possibile, passando al disegno, poi magari eventualmente anche a una modellazione in plastilina, lì dove magari c'è da chiarire un po' com'è l'andamento dei volumi delle varie figure, fino a poi arrivare diciamo almeno a un prodotto finito in tutte le sue parti. Il costo è di 900 euro, quindi che copre tutte, diciamo, anche i materiali, diciamo, le attrezzature che la scuola mette a disposizione. Chiaramente nella manualità è compresa anche l'esecuzione di qualche cesello, perché il cesellatore
non è che trova gli attrezzi nella fornitura che può comprare così. Sì, a volte si può trovare qualche cosa, ma generalmente il cesellatore parte proprio fabbricandosi i suoi ferri, e anche preparare la pece, insomma. È un mestiere, no? In cui prima ci si fabbrica un po' gli utensili e poi si comincia a lavorare.